io direi di fare un grandissimo applauso a queste splendide ragazze, anche perché con la temperatura che c'è qua in costume, vabbè che io sto benissimo perché c'è troppo caldo. Molto bene, io vorrei qua sul palco il nostro presidente della Lega Nord Trentino, Alessandro Savoy. Ecco che lo vedo arrivare. Forza Alessandro, sei solo? Ecco a te, prego. Sì, buonasera a tutti. Ringrazio di cuore innanzitutto la sezione di Ario che ha voluto fare la festa. Mi sa che fare le feste in paese è facile, farle in montagna evidentemente è doppiamente difficile, quindi un ringraziamento doppio a chi ha lavorato per fare questa bellissima serata che poi interverrà il nostro sindaco di Verona, nonché nuovo segretario della Lega Veneta Tosi. Come vedete noi della Lega non molliamo mai. Siamo stati perduti per tanto tempo, la gente ha detto per anni che la Lega sarebbe finita, abbiamo passato anche quest'anno momenti tristi di amarezza, di sconforto in cui qualcuno ha approfittato anche della bontà di Bossi e di qualcun altro per fare delle furbate, ma noi della Lega, come dicevo prima, non molliamo mai perché noi abbiamo il vero progetto politico di libertà, di autonomia. Noi siamo in questa provincia autonoma che spesso viene vista anche con invidia, ripeto, dai colleghi, dai fratelli padani, veneti, lombardi che confinano con Trentino. Noi diciamo che non è tanto togliere l'autonomia a Trentino che deve rimanere, ma è la lotta che dobbiamo fare e avere i lombardi, i veneti, i piemontesi, gli emiliani abbiano la loro autonomia. Questo è il progetto della Lega. E quando vediamo un governo come questo Monti che attacca fortemente le autonomie, che attacca la nostra Costituzione, evidentemente noi dobbiamo farci forza e dire noi vogliamo mantenere la nostra autonomia perché ci spetta da statuto e la vogliamo dare a tutti i fratelli lombardi, veneti, piemontesi, perché questo è il progetto che ha fatto lanciato Umberto Bossi, che ha lanciato la Lega, di dare la libertà, l'autonomia, il federalismo. E questo governo lo sappiamo tutti che è un governo di farabutti, un governo che spreme sempre le province e le regioni virtuose come sono quelle del nord per darle come sempre alle regioni che vanno tutti gli anni in deficit, che tutti gli anni fanno bilanci in rosso e che noi continuiamo a pagare le tasse e le imposte, vedi l'ultima sull'IMU, vergognosa, è una rapina sulla gente, per dare i metà soldi che raccolgono i comuni, darle a Roma ancora una volta per ripianare i deficit che il meridione ancora una volta. E quindi con forza la Lega si ripropone oggi più che mai come unica forza di liberazione per la libertà del nord, per avere l'autonomia, per avere il federalismo, per avere i nostri soldi a casa nostra. Se c'è qualcuno, dobbiamo essere padroni a casa nostra sempre. La forza politica di minoranza, la più grossa forza di minoranza che abbiamo all'interno del Consiglio, ci lottiamo finché le nostre risorse, le nostre competenze vengono spese bene. Noi sappiamo come il Presidente Rai spesso volentieri abbia attaccato, attacchi la Lega di Tremogliere perché sa che l'unica forza che gli dà fastidio è la Lega. E lui infatti è un burattino che ogni sei mesi che ha partito ha ripudiato anche Casini, adesso vuole fare il polo moderato, non si capisce quale polo moderato vuole fare le terre degli altri, pur sapendo che c'è solo un movimento che può dare serietà, onestà e libertà al nord che si chiama la Lega. Viva la Lega, viva il Trentino Libero! È arrivato il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Visto. Ecco. Direi che possiamo continuare con la sfilata delle nostre splendide Miss che sfileranno appunto con il costume intero istituzionale di Miss Padania. Numero 1, Martina Mignoli. Numero 2, Francesca Alborghetti. Numero 3, Lucrezia Carra. Numero 4, Federica Ugolini. Numero 5, Linda Bari. Numero 6, Martina Paccanaro.
davvero. Io vorrei un applauso ancora più caloroso. E vorrei ricordare sia la giuria tecnica che la giuria popolare di osservare per l'ultima volta le nostre splendide miss, perché poi noi raccoglieremo le votazioni per poi fare ovviamente il calcolo dei voti. Io direi la passerella a Martina, prego.